Ma hey, ben ritrovati Andrea Link 91 su Kirby Star Allies. Oggi ultimo extra, la scelta decisiva. Cos'è la scelta decisiva? Sostanzialmente è una boss rush. Io l'ho già provata e penso che posso farla anche al livello massimo, se mi dà la possibilità di farlo. Posso scegliere con quale Kirby giocare e vado con Kirby sensitivo perché mi piace tantissimo, però finirei per essere sempre la stessa cosa. Kirby bastone, no, Kirby frusta, mi piace di più. Poi scelgo il sensitivo, sensi cattivo, Tarpagallo e Knuckle Joe. Vai, cominciamo! Come vedete mi fa scegliere un livello di difficoltà, purtroppo non mi fa scegliere il livello massimo, quindi facciamoci queste sfide a livello rischio di incendio e beh, per oggi va così allora. Però vi dico, l'ho provata a livello difficilissimo e è difficile in effetti. Non è per niente facile. Inoltre ci danno anche la possibilità di ricaricarci perché effettivamente, beh, potremmo avere difficoltà magari con qualche boss che ci toglie più vita di altri. E Wispy Woods potrebbe essere uno di quelli, in effetti, eh. Boing. Sì, purtroppo mi fa saltare per forza lui. Cattivo com'è. Ecco, io appunto faccio cascare, faccio rimbalzare le mele perché sennò mi fa male. Andato. 27 secondi. Non male. Non male. Meno di 30 secondi per Wispy Woods, ragazzi, sul serio? Ottimo. E chi si è fatto male? Tarpagallo e Knuckle Joe. Ma siete dei pezzenti, siete. Siete dei pezzettini proprio. Prossimo incontro chi è? Scusami. Ah, un mini boss, per quale ragione? Questo cos'era? Ah, dado pagos questo, eh. Ah, però mi faccio male lo stesso, sì. Certamente. Altri 20 secondi per questi due. Buono, vabbè, mini boss ci sta. Allora ragazzi, mi recupero intanto un pezzettino, due bacetti con loro, così recuperano anche loro un po' di salute. Bene, proseguiamo, non ho visto che è prossimo, sorpresa anche per me. Ah, King Dadadu, Dadada. Bravissimo, subito, subito, vai, vai, vai. Sì, però. Pochissimi danni, continuo a fargli, ma li faccio, vai. Ci sto prendendo un po' di mazzate, ragazzi. Sì, non sto attento per nulla. Vabbè, sì, sì, mi sono sbagliato pure me. Non so perché voliamo in aria in questo punto. Molto strano, eh. Ok, è andato anche lui. Ah, ci abbiamo messo un po' di più per lui, 40 secondi. Ok. Ma ci sta. Voglio il cuore malvagio, lo mangio. E qui devo recuperare un bel po' di salute, raga, sì. Sto giro mi tocca. Ah, siamo tutti carichi adesso, tranne un po' una colgio, ma va bene, neanche stavolta ho visto il nemico, ma non fa nulla. Beh, dovrebbero essere in fila comunque, eh. Sì, poi ci sono i mini boss, ovviamente, che sempre il loro solito corpo comodo fanno. Sarà doppio anche questo? Probabile. Che è successo? Oh mio Dio, che carino! Non mi ricordavo senza maschera com'era. Eh sì, noi facciamo male a te, no? Vai via, va. Ancora? Ma cos'è? Oddio, come si chiama? Facile. Ah sì, questa volta triplo perché effettivamente 30 secondi più o meno se non sbaglio. E vediamo un po'. Ok, tre cose qui. Ah, recupero. Chi è adesso? Meta Knight. Recupero.
Siamo tutti carichi ora. Meta Knight sì, mi serve. Dai, Meta Knight, su. Sicuramente farà la seconda fase anche qui, no? Ok, non mi ha praticamente toccato, eh. Ci tengo a precisarlo. Okay, ora mi ha toccato pure forte. Ok, dai. Io sto massacrando uno qualsiasi qui, non lo so. L'importante è fargli male. Poi dopo quello che succede, succede. Basta che si fa male. Ecco, ora non è facile per nulla. Andato. Bene. Il cuore mio. Non si può prendere. Lo so che non si può prendere. Oh, che carino! È troppo buffo. È buffo. È buffo Meta Knight. Ma ragazzi, io mi ricaricherei ancora. Il prossimo incontro non è particolarmente impegnativo, ma... ehi, ce li ho, li uso. Ancora 4! Aia, aia, devo stare attento allora. Ah, sti due cornuti. Quanto li odio, Pon e Con. Ecco, cominciamo subitissimo, va. Facciamogli più male possibile, raga. Va bene, va bene. Ci stanno i danni che gli facciamo, eh. Lo sapevo che non mi veniva... non riusciva ad arrivarmi addosso. Lo sapevo io. Per questo, appunto, ho tenuto fino alla fine. Dico, tanto non ce la fa, non ce la fa e non ce l'ha fatta. E non devo neanche ricaricarmi, per fortuna. Krako il prossimo, wow. Krako potrebbe darmi un po' di fastidio, eh. Perché con la frusta, insomma, Kirby frusta contro Krako non è proprio il massimo della vita, eh. Oh, ragazzi, ce la facciamo più così subito? Wow, 10 secondi? 10 secondi è durata? Ah, perché ora si sdoppia, però. Maledetto. Malediction. Oio, oio. Il sensitivo effettivamente potrebbe fare dei buoni danni a Krako, ma non glieli fa. E andati. Bene, ragazzi. 30 secondi, entrambi? Sì. Beh, 30 secondi per questa boss fight ci stanno. Oddio, Knuckle Joe è bassissimo. Devo recuperare, ragazzi. Knuckle Joe sto proprio a secco. Bacettone, no? Bacettino. Ancora! Ma sei carico, va bene. Che poi stavo giocando a un vecchio gioco... vecchio gioco di Kirby? Sì, vecchio, insomma. Vecchio perché c'ha una certa età Kirby, non è che è di primo pelo. E devo ammettere che anche lì si davano i bacetti, quindi è una cosa piuttosto vecchia. Ci ho fatto caso, eh. Aia. Paralizzato, maledizione, Jason Potison. Ok, meniamole così, meniamola. Basta, hai perso. Oh, Talpagallo, diciamo, faccio l'attacco finale. Bravo, Talpagallo. Ed è fatta. Oh, ora che c'è l'ultimo, posso anche ricaricarmi totalmente perché non ho problemi. Ah, mi dà anche una pozione per ricaricare. Allora, bacettone a tutti. Ok. E siamo carichi. Il prossimo è Lord Highness. Maledizione. Sarà difficile. Alfiere del male. Highness.
Certo, se fosse la prima parte sarebbe anche piuttosto semplice, però non è. Ok, è andato. Ecco, mo si arrabbia. Diventa pazzo. E si porta tutte quante le tre regine comandanti. Disgrazie viventi proprio. Ahia, mi ha congelato. Però gli stiamo facendo... Oh, caspiterina. Sì, io sapevo che mi avrebbe colpito subito in quella maniera. Lo sapevo. Però intanto io mi tengo in aria, perché so che ora... Ecco, si abbassa. Fa il giro, il maledetto. Ok. Eh sì, io lo sapevo. Ah, dai! Dai, meniamolo, meniamolo ora. Vai, Knuckle Joe, vai. Andato, ragazzi. È andato anche lui. È grande. È più debole, eh. È più debole sicuramente di quanto non fosse all'inizio. Quindi ci sta che l'abbiamo battuto con molta facilità. 97.000 punti in 5 minuti e 41. Po. Po. Un po' pochino, eh. Ah, posso ingaggiare anche gli amici di sogno. E anche gli amici di sogno dell'ultimo aggiornamento. Beh, grazie. La difficoltà, insomma, era quello che era. 5 peperoncioni. E penso che se ora io vado a selezionarla... Posso anche scegliere Kirby classico. Vabbè, a caso. Toh. Fammi vedere se quanto posso selezionare. Ah, non posso andare più in alto? Perché? No, forse devo rifarla? Non lo so. Comunque, niente, questo video finisce qui e finiscono anche gli extra di Kirby. Perché l'ho fatti tutti a questo punto. Insomma, mi è piaciuto portare questa serie. Probabilmente poi me li giocherò per conto mio. Che poi portai anche Stelle del Baseball e Campioni Taglialegna proprio all'inizio, quando uscì il gioco. Senza audio, perché appunto mi bloccavano il video in tutto il mondo. E non essendo ambasciatore Nintendo non potevo farlo, quindi lo porto ora. Io l'avrei anche portato senza monetizzazione, ma è perché me lo bloccavano. Per quello non l'ho mai portato. Quando il programma Nintendo poi è finito, insomma, ho deciso di iniziare a portarlo. Mi manca ancora una cosa qui, ma penso che sia per se fai il 100% del gioco. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo Discord e Instagram in descrizione. E come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!